Siamo a Palermo a presentare una delle 8 squadre che parteciperanno al torneo della Madonnina a Messina, ripetiamo, il 2 e il 3 novembre. Siamo in presenza di Luca Spataro. Luca Calba. Spataro, ASD Playball. È un'associazione che conta 3 squadre. Sì, è un'associazione che conta 3 squadre, tutte fatte da ex giocatori agonisti che militavano nei campionati di massima serie della FIPS, giocatori che hanno giocato in A2, in B, qualcuno anche in A1, che si sono voluti rimettere in gioco nel campo amatoriale per cercare di non perdere completamente la possibilità di portare avanti questo sport L'amore che verso questo sì, sport. esattamente. Sport che tra l'altro mi hanno detto, mi dispiace dirlo, spero che tu mi possa contraddire, a Palermo essere completamente morto. Sì, è completamente morto o quantomeno in fin di vita. Ah. Sì, anche perché dal 2010 in poi c'è stato l'abbandono completo della struttura che ospitava questo sport, che è il Diamante di Palermo, che tra l'altro era il terzo miglior stadio in tutta Europa ai tempi, Il diamante. il Diamante, si è inaugurato nel 98, anche se adesso l'amministrazione ci ha detto che hanno ripreso dei lavori. Non sarà più un campo dedicato soltanto ed esclusivamente al baseball, al softball, ma sarà anche dedicato al cricket, il che va benissimo perché comunque sì, è giusto dare la possibilità a tutti di giocare, ma non verrà neanche ristrutturato totalmente perché tutta la parte di tribune, ufficio stampa e quant'altro non verrà completamente toccata o quantomeno verrà messa in sicurezza, ma sarà inaccessibile. La cosa un po' disarmante perché già sono quasi 15 anni che Palermo non ha più un luogo con le misure esatte dove poter praticare questo sport. Questo è anche uno dei motivi per cui a Palermo non c'è più neanche una squadra di baseball, né tantomeno di softball. La cosa è abbastanza, diciamo, grave perché, ripeto, c'erano squadre di una certa importanza. Non di meno a questo, adesso stiamo cercando di riprendere, diciamo, le redini di tutta questa situazione per cercare quantomeno di portare di nuovo questo sport ad essere promosso su vari campi. Ed è per questo che vi siete costituiti in un'associazione. Esattamente, sì, l'associazione è nata a gennaio praticamente. Quindi recentissima. Progetti. Sì, è recentissimo. Parliamo di futuro, di progetti. Progetto futuro è quello di fare un piccolo passo avanti rispetto a tutto ciò che per adesso viene inteso come amatoriale, ovvero va bene il fatto, l'aspetto diciamo etico dell'amatore, quindi la convivialità, il divertirsi, Mettersi in gioco. mettersi in gioco, riprendere diciamo vecchie passioni, però è anche vero che se il passo deve essere questo, sarà comunque una strada breve, perché qualora domani finisse di giocare tutti i giocatori che ormai hanno tutti un'età, ci metto Certo. anche io, non ci sarebbe il cambio generazionale fondamentalmente. Allo stesso modo, se alle nuove generazioni non dai stimoli adatti, non proseguono più di tanto le attività. Noi abbiamo già avuto diversi corsi nelle scuole, anche grazie al Rotary Club, abbiamo fatto un corso nostro in un campo di calcio con dei bambini, contiamo più o meno 10-12 bambini, che però anche loro hanno bisogno di avere degli stimoli, qualora, come per esempio campionati giovanili o anche tornei Certo. esclusivamente giovanili. Stiamo cercando di promuovere questo, però è chiaro che se l'aspetto resta quello amatoriale, non ci potrà essere chissà che gran futuro per questo sport. Quindi uno dei progetti che stiamo curando per l'anno prossimo, anche insieme al referente dell'Italia della 360 Softball Europe, è quello di realizzare un campionato di slow pitch su carattere nazionale, Nazionale. su scala nazionale, e cercare di promuoverlo, dare delle linee guida, soprattutto per il gioco, che sono quelle europee, quindi sono vincolate alla non gestione delle regole dei vari Che tornei, dei siano vari quelle. titolari, che siano quelle, punto e basta, così da dare una regola, anche perché noi quest'anno
Abbiamo partecipato alla Eurocup, eravamo l'unica squadra italiana a partecipare. Chiaramente ci siamo anche trovati un po' spesati sul piano europeo perché là ci sono delle regole ben precise che magari qui non abbiamo mai adottato. Chiaramente ci piace anche il fattore ludico dell'amatore, ovvero che andiamo a trovare gli amici a destra anziché a Certo. manca e pensiamo alla birra più che al Ma la gioco. volontà invece comunque è quella di fare rete. È chiaro, Ok. Ed è certo. con questo animus che andiamo a Messina. Ok. Sicuramente. Messina andiamo soprattutto per una questione più che altro di conoscere gente nuova, parlarci, vedere come la pensano, capire se possono nascere delle partnership tra noi, Messina, come già è nata per esempio con Ustica. E capire se si può fare un progetto condiviso e che cammini soprattutto su più gambe. E questa è la volontà. E allora ci rimandiamo, ci vediamo giorno 2 e 3 a Messina e buon play ball. Grazie. Buona serata.